Un saluto da Ivan di Paco Digit. Ci troviamo presso la Stockhaus di Corso Sempione a Milano per fare una prova in anteprima del nuovo Asus EE Transformer Prime, il nuovo tablet lanciato da Asus un paio di mesi fa e in arrivo in questi giorni nei negozi. Un tablet molto particolare perché incorpora la possibilità di essere usato sia come un normale tablet, ma con l'ausilio di questa docking station, anche come un netbook. Basterà inserire la parte tablet diciamo in questa docking, che è una tastiera di fatto, per poterlo utilizzare come un normale netbook. Tra l'altro, la tastiera consentirà anche di aumentare l'autonomia di utilizzo del nostro tablet, perché funzionerà come se fosse una sorta di seconda alimentazione. Vediamo un attimo il tablet, che è la cosa che ci interessa in più in questo momento. Un tablet estremamente potente, gira sulla nuova piattaforma hardware di Nvidia, il Tegra 3, quindi un processore quad core con clock da 1,3 GHz, un processore con delle prestazioni veramente, veramente eccezionali. Supportato da una scheda grafica ad hoc e da 1 giga di RAM, quindi tutto il sistema è estremamente reattivo. La parte della memoria in questo esemplare è da 32 giga, che sono ulteriormente espandibili con una scheda di memoria micro SD. Il tablet si caratterizza per un display da 10,1 pollici con risoluzione 1280x800 punti, quindi una buonissima definizione. Il display, sì, chiamiamolo display, è veramente bellissimo da vedere, molto definito, veramente bello. L'esemplare che stiamo provando si è aggiornato poco prima della prova alla versione 4.0.3 di Android. Naturalmente stiamo parlando di un terminale Android. L'interfaccia è quella già vista su altri terminali con Ice Cream Sandwich, quindi abbiamo queste pagine a rotazione che possiamo personalizzare come di consueto con widget e collegamenti. È cambiata un pochino la grafica, sono scomparsi anche i tasti fisici o a sfioramento che abbiamo visto molte altre volte su altri terminali, e sono stati incorporati nella base del display. Abbiamo il tasto di ritorno, il tasto home e il menu contestuale. Menu contestuale che, se premuto, ci darà anche la possibilità di vedere il task manager, quindi le ultime applicazioni che abbiamo aperto. Vedo che c'è già aperto il browser, lo lancio anche così, diamo un'occhiata anche al browser. Il browser, a mio giudizio, lo avevo detto anche provando il Galaxy Nexus, è la parte di questo sistema operativo che più ha beneficiato dell'upgrade a 4.0. Incredibilmente veloce nel caricare la pagina, nel riformattarla, veramente, veramente un piacere navigare in internet. Grossa novità, è stata implementata la possibilità del desktop mode permanente, quindi possiamo presentarci alla rete sempre come se fossimo un terminale fisso, non un terminale mobile, e poter utilizzare tutte le pagine, visualizzare tutte le pagine in maniera desktop. Naturalmente gira il flash in versione full, la navigazione internet è veramente qualcosa di eccezionale. Andiamo a vedere, premendo questo tasto in alto a destra, anche le applicazioni. Abbiamo le applicazioni che sono state, le pagine delle applicazioni che sono state ridisegnate dal punto di vista grafico, appunto, le abbiamo già viste anche sul Google Nexus, sono divise in due parti. Queste sono tutte le nostre applicazioni, quelle che sono già precaricate. Potremmo trovare poi anche un'altra pagina delle applicazioni che sono state scaricate, quindi non quelle precaricate, e anche questa seconda pagina con i widget. I widget basterà confermarli, li ritroveremo nella nostra home page, per rendere naturalmente molto più versatile l'utilizzo del terminale. Un terminale che è naturalmente provvisto di Wi-Fi e di Bluetooth. Purtroppo non ha una parte radio GSM, quindi per la navigazione internet dovremmo sempre affidarci alla presenza del Wi-Fi. Vediamo anche rapidamente qualche applicazione precaricata da Asus. C'è un servizio cloud per la condivisione dei contenuti da remoto, il browser che abbiamo già visto, la calcolatrice, gestore di casa della la posta elettronica. Abbiamo anche la fotocamera. Ecco, io penso che meriti una importante menzione anche la fotocamera. Giriamo un attimo. La fotocamera è una fotocamera da 8 megapixel supportata da un piccolo flash LED,
che permette anche di girare video in Full HD, quindi 1920x1080 punti a 30 frame secondo, veramente degli ottimi risultati considerando che si parla di un tablet. Volevo anche far vedere qualche altra caratteristica del corpo di questo tablet. Nella parte frontale abbiamo una videocamera da 1,3 megapixel che quindi sotto copertura ci permette anche di fare delle videochiamate. Nella parte alta abbiamo il tasto di accensione del nostro terminale. Nella parte di sinistra abbiamo tasto di regolazione del volume, la ricarica. Nella parte posteriore possiamo vedere tutti i connettori della docking station. Abbiamo anche una presa da 3,5 mm per permetterci di attaccare le nostre cuffie per ascoltare per esempio la musica. Il terminale ha un peso abbastanza importante, pesa 586 grammi, tuttavia ha uno spessore inferiore ai 9 mm e questo lo rende comunque molto, molto maneggevole e trasportabile naturalmente quando è in configurazione tablet. Ci vorrà un po' più di spazio quando porteremo con noi anche la docking station. Bene, direi che per questa prima presa di conoscenza con questo tablet può andare bene così. Vedremo se in futuro ci sarà la possibilità di fare una prova un po' più approfondita. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da Ivan.